essere annoverati tra le eccellenze del territorio dal ministro, quindi il mio vero capo, si può dire, se vogliamo fare la battuta, è stato veramente davvero un onore. Ci ha visitato, gli abbiamo fatto vedere un pochettino tutti i prodotti di italiano che facciamo, perché noi spingiamo molto e crediamo molto nelle territorialità e quindi nell'italianità. In particolare, quindi cerchiamo di dare quanto più evidenza possibile ai prodotti locali. Il Made in Italy sembra una banalità, è l'unica vera grande attrattiva che c'è oggi nel mondo alimentare. Vendere del Made in Italy in Europa è qualcosa di veramente semplice, anche se può essere complicato, però molto più semplice presentarsi con una noce IGP dichiarata, fatta con tutto, e non una tal quale, quindi una noce qualsiasi che uno dice sì, mi mangio la noce, però non so cosa mangio. E la ministra, appunto, quando ha visto queste cose, ha puntualizzato proprio questo e ci ha dato sprono a continuare in quella direzione. Noi dobbiamo valorizzare quelli che sono i nostri prodotti locali, perché attraverso questo io credo che il consumatore poi fa un acquisto consapevole. E questa è la forza che noi abbiamo, perché il Made in Italy, in Italia, voi lo sapete, nel mondo è assimilato alla qualità. La Domenico De Lucia d'SPA oggi è impegnata in tre grossi comparti: una agroindustria e una grafoindustria, con due stabilimenti ben separati. L'agroindustria è quella dove oggi, appunto, il ministro è venuto e ci ha visitato e ha visto quindi la parte agricola, quindi la frutta secca e i prodotti di quinta gamma, i cotti a vapore, quindi le patatine, le carotine, le zuppe, i legumi, i cereali, tutti quei tipi di prodotti che oggi cotti a vapore conservano tutti i loro benefici organolettici e quindi si vendono abbastanza bene. Comunque l'azienda oggi è nata nel 1929, è alla terza generazione, c'ha questi due grossi comparti, racchiudiamo quasi più di 100 dipendenti oggi e quindi per una realtà come la nostra dove c'è continuamente richiesta di lavoro, speriamo di continuare ad ingrandirci sempre di più. E questo stiamo facendo in tutti i modi il possibile dove nello spazio stiamo cercando di fare come novità nella zona della grafoindustria, cioè nel senso nello stabilimento quello lì dove abbiamo lo stabilimento di grafica, quindi noi stampiamo quando voi comprate le buste dell'insalata della Bonduelle, tortellini fini. Sappiate, quel film viene stampato e prodotto a San Felice a Cancello, nel nostro stabilimento. E lì c'è grosso margine di miglioramento e se le autorità locali ci daranno anche esse una mano, nel senso di darci le opportunità giuste, di farci ingrandire così, è ovvio che tutta la filiera ne beneficerà. Ingrandire un capannone significa portare altre persone al lavoro, quindi un'equazione molto semplice. Per essere un po' più precisi, questo progetto di ingrandimento si intende nel raddoppiare il magazzino, quindi il capannone, come vogliamo chiamarlo, lo stabilimento dell'impianto della grafindustria. Quindi raddoppiare lo stabilimento significa raddoppiare gli spazi e quindi minimo minimo portare altre persone a lavorare, quindi almeno. Vabbè, non voglio dire un numero, sono sempre esagerato, però quindi fare questo è l'obiettivo principale che noi ci poniamo e cerchiamo di fare, speriamo che tutto ciò accada con l'aiuto di tutte le forze politiche, le istituzioni, però oggi devo dire la verità, sono stato contento perché almeno erano tutti presenti.